Che emozione, che emozione! Vai! Dico che rascende! 'Ma che è tutti questi spiccioli? Non ci passi? No. L'ho già vista questa scena, eh? Ok. Non solo io, eh? Thank you. Questa polizia sarà per noi? No, mi auguro di no. Non so manco dove sia. Non lo so, di è lì. Qua. Però pensavo di qua a destra per ci no. Si potrà andare. Sì, sì, il furgone ci va. Allora io seguo il furgone. Ti segni questo. Tanta allora. Le biciclette, eh? Tanta sì, il sì. Signore qua a piedi. Quindi girando di qua, in teoria, di qua di nuovo a destra. Sì, a regola sì. Ti riporta nella strada principale. Di là. Qui c'è un parco giochi. Ha senso, non che. Ma occhio, più o meno dovrebbe essere giusto. Guarda un po', questo furgone non gira nessuno di sì, qua. Sì, sì, gira. Ah. Vedi, anche lui che lo sa, è lui che ci porta. Quindi. Ma vedrai, ho sbagliato io a fare una manovra prima. Ci sta. Molto probabile. Quando guido io sono più educata nella guida, rispetto più le cose, i segnali. Lui va. Oh. Allora. Svoltare tra 50 metri. Metti là. Con premium avrai le indicazioni vocali passo passo. Questa è la piazza che abbiamo visto prima. Sì, là è dove c'era la strada chiusa. Ecco. Ve l'ho detto che quando guido io è meglio. Il semaforo è rosso, non si può vedere, ma. Aspetta, bisogna che vi giri per farvi vedere. Allora siamo venuti a comprare i chiodi per le scarpe, perché in realtà si batte i denti qui fuori, è tutto completamente ghiacciato. E puntualmente parlano a me la gente che non capisco, non intendo, perché non so neanche una parola, niente, zero. Quando sei pronto per addentrare questo tramezzino mega, ti accorgi che dentro c'è la carta. Ogni fetta c'è la carta e va scombinato, capito? Così, tac. Io, veramente. Ora ce n'è ancora uno? Sì, ma perché ora lo sdoppio. Tipo, uno ora lo faccio col peperone, il cetriolo e quest'altro ora lo faccio con l'uovo. Sì, se no. E c'era la carta così. Levati, Teddy. Ma the road for going to Narvik is closed from this. We need to come back. Back and go over the Chepsi. Okay. I think the same for the boat. In the cross. Okay. Thank you. Sorry. Vai, Teddy. Dimmelo un po' a me. Girare. Bravissima. Oh. Le aspettative erano alte, perché Teddy vai dietro, forza. Amo. Amore. Oh. Eccoci. Raga, la strada era chiusa con la sbarra. 10 chilometri alla meta. E la sbarra era chiusa. In via della strada impraticabile. Strada impraticabile. Ora stiamo tornando indietro nel primo paesino qui vicino, così ci fermiamo, passiamo la notte. E ci si riprova domani. E domani si riprova. Non c'è niente da dire.
riuscite di prendere. Passa di qui. Come ci sono tutti a mezzo campo? Disastro, disastro, è qua, è crollato tutto. More, dove sei? Eh? Da dove appari? Mamma mia, sul più bello. No, meno male avevamo appena finito di mangiare. Vedrai la veranda estiva, un piano da neve. Oh, e comunque in un secondo, qua si è imbiancato di nuovo già tutto. Mia. È il tempo di crollare. Via, smontiamo tutto e arriviamo. Ecco, si torna indietro perché si è trovato, ma c'era un cartello con scritto Stanghet. È chiuso. Ma noi ci prende sempre a ridere, però... Qui, vedi, il tempo si rifà bigio. Ormai siamo abituati. Giorno di sole, basta, ci siamo rigenerati, ora si può affrontare un'altra settimana così. Oh, qua è tutto sigillato. Tutto sigillato. Allora, ci siamo fermati a mangiare, no? Si è appena finito di mangiare panino in autogrill. Autogrill a Norimberga siamo quasi. Sì, più o meno, sì. C'era una macchina BMW nero che ci ha girottolato intorno 3 o 4 volte, ma così, lato grill, fra camion, macchine, camper e tutto quanto. Io si è detto, bah, ha girato una volta, due volte, poi guardava dal sotto, anche ci sono fermati dietro e poi sono ripartiti. Fatto, e noi non ci sono piaciuti, no? Si è detto, andiamo via. Si è fatto per partire, li siamo passati accanto, paletta, quindi era un controllo in borghese. Ci hanno perquisito noi la macchina, un sacco di domande, cosa si faceva, da dove si veniva, però molto tranquilli, se ci potevano fare il test antidroga e non sento nessun tipo di problema. Si è fatto svuotare le tasche, hanno guardato dentro la macchina, dentro le borse. Le domande più strane, cioè tipo ci hanno detto se avevamo delle pistole, sì, se avevamo del TNT, che è dell'esplosivo. Così, come se uno portasse, sì, un esplosivo così. Mi ha detto se avevamo del gas, io gli ho detto c'ho il gas per il fornello, mi ha detto no, quello no. Non so cosa sia. Insomma. Mi ha detto se avevamo della droga dietro con noi, e gli abbiamo detto io ovviamente di no. Poi ci ha spiegato un po' come funziona in Germania, che praticamente puoi usare qualsiasi sostanza che vuoi, l'importante è che tu non ti metta alla guida e che non ce l'hai addosso. Dopo che ci ha fatto la perquisizione, perquisiti per bene, alla fine l'abbiamo chiusa. Cosa facevamo? Ah, sì, ma l'abbiamo chiusa con Teddy col guinzaglio in bocca che è andata a salutare la poliziotta. E ci ha anche salutato in italiano. Sì, sì, sì. Ci mancava questa. Ma però sono stati gentili, cioè molto tranquilli. Tutto questo sotto la neve, perché nevica anche qui a Norimberga. Ma ha detto cosa avevamo dentro le taniche, se trasportavamo qualche sostanza tipo alcol o cose del genere. Ho detto, no, sono vuote. Bene. E anche questa è andata. Ciao. Ciao, ciao. Buongiorno. Ciao, buongiorno. La copiatura? Qualche giorno qua. Okay. Perfetto, tutto a destra, buon viaggio. Grazie. Grazie. Non ha accettato neanche il gatto, amore, come mai? La pasta proteica. Noi non l'abbiamo mangiata più perché basta. Il gatto, chissà. Forse l'ha già mangiata. Teddy, non la mangeresti neanche te? Stefano, dove ci porti oggi allora? Allora, oggi risaliamo dal mare, andiamo al Monte Limbara, passiamo dal tempio, carichiamo di nuovo quello che c'è da caricare e poi vi faccio vedere le montagne di Tim. Perfetto. Va bene? Vai. Pronti.
po' di ridottine, eh. Anche luci un po' di ridotte, no? Sì, qua. E qua no. Di là no. Non mi sbagliare, venire davanti, no, c'è proprio nulla. No, no, sì. Vai. Stop. Qua un altro po'. Ok, adesso vieni davanti. Vieni tranquillo. Quindi lo sistemiamo. E ti faccio passare. E riprendi? Vabbè, dai, io ci fi... però il commento, dai, almeno sono sei scesi bene, dai. Dobbiamo fare questa roba, vero? Questa sera che cosa mangeremo? E qui c'è un sacco di cose, c'è di tutto, di più, sia da mangiare che da bere. Quindi ho già visto lì spiedini di carne di pecora, che forse mi può anche interessare. Per il bere problemi non ce n'è, perché tanto siamo a piedi. Sì, siamo a piedi. Però c'è un sacco di cose da mangiare. Forse stasera mi supero, assaggio tutto. Io ve l'avevo detto, allora iniziamo con queste madone sin purpugia, detto bene? I signocchietti conditi con la salsiccia, Aspetta. Pancetta arrosto, formaggio e pane. Una barrucola è linea, da corpo stadio, questo si ama noi domande seri e te, con la volta in un po' di chiede ma tu, la esa mano, all'intuno è stato leone, io me ne vado. So se le vedete, no, le api, però vabbè, è normale, ora ce n'è venuto un po' troppo, Teddy, vai. Troppe api. Ma lui dove va? Le api ci sono, c'è paura anche lui. Sì. Teddy, ti dovevo andare a macchina. C'è un lavoro d'api che proprio veramente... Come si fa? Ferme. Teddy è stato pinzato dalla Vespa. Oh, Teddy, vieni qua. Oh, muore. Ice water. Ok, di acqua fresca. Buongiorno, Teddy. Cioè, anche per bere resta sdraiato. Tieni, vuoi ancora? Via, quindi? Stiamo fuggendo dalle api? Sì, ma ora andiamo in un posto speciale per Teddy, perché se lo merita. È stato punto, poverino, ci siamo spaventati tanto. Alla fine l'abbiamo buttata, visto nel video, molto così, ma noi eravamo terrorizzati perché questo cane gonfiava. Abbiamo chiamato il veterinario, anche se era tardi, ma ci ha risposto lo stesso, insomma. Mitico il veterinario Fabrizio. Mitico Fabrizio. E niente. Adesso però proviamo a perderci un pochino stamattina, dai, sennò se andiamo diretti con la strada giusta non siamo noi, e ci siamo già persi nel paesino per cercare un banco, ma che fate voi? Sono arrivati i vigili, adesso vediamo cosa succede, speriamo niente di grave. Allora, mentre noi si passava con la macchina per andare dove si deve andare, abbiamo fatto una frenata, abbiamo preso uno sterrato, guardate dove vi abbiamo portato, li abbiamo trovati! No,
vi volevo dire che allora, è un pochino che siamo qui, no? Vi volevo far vedere il soggetto. Tra l'altro che ha già sbattuto due o tre volte contro la barca di là. Praticamente qui è tutto un via vai di persone giuste, di ragazze giovani, a quali tutti questi stati così. Allora io, siccome non sono predisposta a fare queste cose, mi metto lui. Guardate là. Daddy, sorridi. Andiamo che ti schiaccia la barca. Andiamo. Andiamo. Andiamo, questo che ha fatto, ha forato? No. Non so, ci sarà un animale. Si petta, si rifà. No. Sì, ci sono quelli che rotolano, amore, facciamolo anche noi, fermati. Il ruzzo la merda, c'è. Scusa. No, posso mica dargli la... No, gli dici lo vuoi riprendere anche te, di che si tira fuori una palla di merda così. Ma poi in retromarcia la tira. Ma in retromarcia, con la testa in giù, sì, è perché... Perché uno si chiede, no? Ormai c'ho sempre l'accattatoio. Lo uso sia per fare la doccia, però tipo stamattina che devo uscire dalla macchina, che si preparava il caffè, è freddo. Era la prima cosa questa. Cioè, c'ho l'accattatoio, ma... Insomma, si comporta bene anche come vestellina la mattina, no? A voglia. C'è il cappuccio, c'è le mani, capito? Oh, sì. Però qui c'è la calzina. Però se invece la mattina mi ha regalato la Flora, quindi le porto con amore. E un sacco di regali ci hanno fatto per questo viaggio, Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a thing.